Questo congresso è centrato soprattutto sull'utilizzo di test non invasivi nella pratica clinica. In realtà sempre più si avverte l'esigenza di avere dei test che siano accurati, affidabili, ma che nello stesso tempo non siano invasivi per il paziente. Questo problema è sorto alcuni anni fa, circa una ventina di anni fa, per il problema dell'infezione da Helicobacter pylori. Noi sappiamo che questo batterio, che cresce nello stomaco ed interessa più del 50% della popolazione adulta, è responsabile della gastrite, dell'ulcera, ma soprattutto può essere uno dei cofattori importanti per lo sviluppo del tumore allo stomaco, che noi sappiamo che è una delle neoplasie un pochettino più letali che colpisce la popolazione adulta. Avere la possibilità di avere un test diagnostico nei pazienti che sono dispettici senza eseguire l'endoscopia rappresenta un punto di fondamentale importanza che ci permette di utilizzare e di studiare i pazienti con molta tranquillità. Inoltre ci consente anche di capire se la terapia che noi abbiamo fatto ha avuto il successo da noi desiderato. Ma oltre all'Helicobacter pylori parliamo anche di altri test non invasivi che cercano di utilizzare quella che è la riserva funzionale epatica, quindi capire come funziona il nostro fegato, capire come si svuota lo stomaco, capire in realtà se ci sono delle intolleranze ad alcuni prodotti presenti nella nostra dieta come il lattosio. Molti pazienti in realtà riferiscono dei crampi addominali, la diarrea, quando ingeriscono prodotti a base di lattosio, quindi questo è importante per poter discriminare questi soggetti e operare delle scelte da un punto di vista di selezione degli alimenti che possono essere ingeriti. L'Helicobacter pylori, ecco, è una, diciamo, infezione molto comune, soprattutto in Campania. Quali sono i dati in Campania e Napoli? Allora, l'infezione di Helicobacter pylori è direttamente correlata a quello che è il livello socio-economico, ma anche, diciamo così, il problema dell'igiene. È un'infezione che si prende soprattutto durante l'età scolare, quindi quando i bambini si scambiano la merendina, si scambiano le penne, in realtà non osservano quelle comuni norme igieniche e soprattutto poi si inserisce alla bocca, quindi a volte anche con la frutta non lavata per bene, verdure non lavate per bene. Noi abbiamo una prevalenza di infezione che oscilla intorno al 40-60%. E naturalmente questo crea dei problemi perché, come dicevo prima, questo batterio è un cofattore importante della malattia peprica, ma soprattutto del tumore dello stomaco. Quindi la nostra regione, che è una regione in cui c'è un sovraffollamento, perché è una delle regioni a più alta densità abitativa, risente appunto di quelli fattori di convivenza, perché naturalmente l'infezione si trova molto più frequentemente in quelle che sono le famiglie numerose, dove ci sta una condivisione, e quindi naturalmente la regione Campania è una delle regioni ad a più alta incidenza di infezione da Helicobacter pylori. È un tema che ci è stato di fatto chiesto dai medici, sono argomenti di estremo interesse in cui c'è confusione, sono test nuovi e il medico, soprattutto il medico di medicina generale, ancora non riesce a districarsi bene tra i vari approcci ai test del respiro. E oltre ai medici di famiglia ci sono anche i nutrizionisti, che sono tantissimi, che operano sul territorio, che necessitano di formazione in questo campo particolare. Quindi è stata un'esigenza, abbiamo, come dire, assolto a un'esigenza dei colleghi che ci hanno richiesto, come dire, di fare ordine e formazione su questo tema. Quali sono i test che voi proponete? I test di respiro sono vari, ne sono sempre di più. Il più conosciuto è l'urea breath test per la diagnosi dell'infezione da Helicobacter pylori. È un test non invasivo, assolutamente affidabile, ripetibile, con cui si può monitorare l'eradicazione dell'eventuale infezione, quindi un test, come dire, eccellente, non invasivo, economico e che quindi, insomma, è consigliabile per tutti.